Benvenuti su Ricette della Nonna. Oggi prepariamo la quiche con coste, prosciutto cotto e mozzarella. Ingredienti sono coste lessate tagliate a pezzetti piccoli, pecorino grattugiato, mozzarella tagliata a pezzetti, fette di prosciutto cotto tagliate sottili, uovo, pasta brisée, olio extravergine di oliva e sale. Rompiamo l'uovo in una terrina e lo condiamo con un po' di sale e un po' di olio extravergine di oliva. Quindi lo sbattiamo. Uniamo un paio di cucchiaini di pecorino grattugiato e mescoliamo ancora. Infine aggiungiamo le coste tagliate a pezzettini e misceliamo bene in modo da ottenere un composto omogeneo. Ho foderato una casseruola da forno con carta da forno e pasta brisée. Adesso la riempiamo con il composto a base di coste. Livelliamo le coste con una forchetta in modo da metterle tutte sullo stesso livello e poi spolverizziamo con il pecorino grattugiato. Ora disponiamo le fette di prosciutto cotto sulla superficie, senza tirarle troppo. Adesso spargiamo la mozzarella a pezzetti sulla superficie del prosciutto cotto. Infine, ripieghiamo verso l'interno i lembi della pasta brisée. Dopodiché siamo pronti per infornare. Adesso inforniamo la quiche a 200 gradi e la lasciamo cuocere. Dopo 35 minuti di cottura, la quiche è pronta. Ora la lasciamo riposare una decina di minuti e poi la trasferiamo su un piatto di portata. Ho trasferito la quiche su un piatto di portata e ora la servo in tavola. Buon appetito e alla prossima ricetta su Ricette della Nonna con Anna Rosa.